Antiquità. Eccoci qui, nel secondo secolo dell'era cristiana. A quel tempo il cristianesimo non aveva ancora formulato la propria iconografia, i propri simboli, neanche il proprio mito. In un certo senso questo rappresenta il mondo sotterraneo, le regioni tenebrose dove gli iniziati entravano in contatto con la divinità. La sua luce penetrava l'oscurità e trovava la sua strada sino all'aldilà. I portali dell'immortalità attraversavano la morte e quindi gli iniziati si recavano in questo luogo nella completa oscurità, forse anche senza torce. Arrivavano qui e assorbivano lo stato d'animo del luogo. Così erano molto vicini, credevano, al punto in cui si può passare dalla vita alla morte e alla rinascita. Quelli che venivano qui erano i primi cristiani, che costituivano anche il legame tra gli antichi culti misterici egizi e la religione gnostica. Possiamo vedere Anubi. Possiamo vedere i primi cristiani praticare rituali degli antichi egizi. Oggi osserviamo il cristianesimo e sembra così variegato. Tutti questi culti, dai battisti agli ortodossi russi, ai calvinisti, ai cattolici romani. Abbiamo una gamma così vasta. Ma se si guarda al primo secolo, probabilmente la varietà era anche maggiore, perché non era stato ancora fissato un canone per le scritture del Nuovo Testamento. Non vi era alcun credo sul quale i cristiani di tutto il mondo erano d'accordo e non c'era una struttura specifica. Quindi la cosa che mi affascina di più è che i cristiani allora, se non altro, erano più variegati di oggi. Sappiamo che vi erano innumerevoli Vangeli che i seguaci di Gesù leggevano, scrivevano, veneravano e anche molti altri scritti, epistole, poemi, inni e quant'altro. I cristiani guardano indietro agli inizi della fede con un senso di nostalgia. Un tempo in cui le parole di Gesù e dei suoi apostoli ancora suonavano vere, quando il credo era chiaro e i suoi contenuti indiscussi. Ma oggi sono stati scoperti documenti che hanno messo in una luce differente questi inizi. Se i cristiani odierni adorano Gesù come il figlio unigenito di Dio che morì per redimerci dai nostri peccati, i primi seguaci di Cristo sembra quasi che aderissero a un credo differente. I cristiani giudaici non riconoscevano il valore salvifico del sacrificio di Cristo sulla croce. Per loro Gesù era un illuminato. Non c'era nessuna immacolata concezione. Nessuna resurrezione. Nessuna croce. Ma solamente le parole di Gesù, che rappresenta l'incarnazione della saggezza divina. Gesù di Nazareth, uomo o mito? Coloro che lo seguivano non sembra che lo ricordassero come il figlio unigenito di Dio. Essi perirono nell'olocausto che seguì l'insurrezione giudaica contro Roma. I Vangeli della nostra Bibbia lo dipingono in maniera vivida? Essi furono scritti 2-3 generazioni dopo Cristo, in città che si trovavano altrove nel Mediterraneo, quando emerse un'altra immagine, quella di Gesù, il figlio di Dio. Ma un ricordo differente continuava a perdurare. Medioevo, Francia meridionale. Per breve tempo e per l'ultima volta emerge di nuovo una fede differente, fatta di cristiani che hanno un'altra idea di Cristo. Gente che la Chiesa considera eretica, peggiore del demonio. Per decenni la furia della Chiesa si abbatte su questi cristiani gnostici. Eserciti di crociati decimano la popolazione. Viene inventata l'Inquisizione per ardere vivi i catari, che chiamavano loro stessi i purificati, i puri. Dopo molti secoli, la gente comincia a ricordare i catari e visita i luoghi dove perirono.
I catari non erano precursori della Riforma. Non erano un'eresia della fede cattolica. La loro fede era completamente diversa e risaliva ai primissimi tempi del cristianesimo, se non a prima, quando la gente vedeva questo mondo come un mondo di ombre che davano le spalle alla realtà, al mondo vero. Un uomo legato, incapace di voltarsi, che crede che le ombre che vede sul muro di fronte a sé siano la realtà. Ombre proiettate dal mondo vero, divino, che si trova dietro di lui. Questo è il modo in cui il filosofo greco Platone descriveva l'uomo. Gli iniziati di antiche religioni misteriche credevano di avere il potere di liberarsi dalle corde che li legavano e trovare la gnosi, la conoscenza sentita nel cuore, la conoscenza segreta che trasforma l'uomo e lo rende conscio del mondo vero, spirituale. Essi sono chiamati gnostici. Gli studiosi hanno cominciato a riconoscere questa ricerca anche nei primi cristiani, prima che i nostri Vangeli venissero scritti, nelle parole di Paolo che parla di trovare Cristo dentro di noi, e in altri documenti trovati quasi 60 anni fa a Nag Hammadi in Egitto. Gli scritti di Nag Hammadi sono più importanti dei rotoli del Mar Morto, perché gettano nuova luce sulla storia del cristianesimo, su Gesù e su Dio. La scoperta della biblioteca di Nag Hammadi da parte di due contadini egiziani ha significato un cambiamento fondamentale nella nostra comprensione del primo cristianesimo. All'improvviso, ecco qui 52 manoscritti mai visti prima che ci parlano del cristianesimo delle origini. Erano probabilmente associati con un monastero cristiano egiziano. I libri vennero sepolti per evitare che fossero bruciati durante le frequenti incursioni che avvenivano alla metà del IV secolo. Ci hanno fornito una messe di informazioni e trovo davvero stupefacente che i cristiani non accorressero da qualsiasi luogo pur di leggere il Vangelo di Tommaso e tutte le altre meravigliose scritture che sono venute alla luce. Credo che ciò la dica tutta sulla potenza della morsa della Chiesa romana, dato che vengono ancora tacciati di essere eretici e pericolosi. E naturalmente lo sono. Sono eretici e pericolosi dal punto di vista della Chiesa letteralista, perché sovvertono completamente il modo in cui essa intende la fede. Essi conoscevano innumerevoli modi in cui si poteva arrivare alla salvezza attraverso la contemplazione, facendo crescere la scintilla divina che è sepolta in ognuno di noi. Comunicare con Dio, cercando nella nostra anima una ricerca individuale del divino, senza l'aiuto di preti o vescovi. Sembra interessante. Lo gnosticismo è incredibilmente interessante, specialmente per il modo di pensare moderno, perché parla di una religione dell'individuo, non imposta da una chiesa. Ma in un certo senso credo che questo sia ciò che l'umanità ha sempre voluto, cui ha sempre aspirato. Cercare di trovare la divinità per proprio conto. Ma adesso stiamo semplificando troppo, perché lo gnosticismo è anche estremamente complicato. In un certo senso è come fare il bagno in mille bolle di sapone, e il sapone ti va negli occhi. È accecante, oscura la vista, oltre ad essere purificante. Era già presente nella religione egizia, quando dicevano che l'uomo, dopo la morte, diveniva Osiride e veniva integrato nella testa della divinità. L'uomo è una divinità caduta che ricorda il paradiso. Questo è il concetto alla base di tutti i misteri dell'antichità, di Iside, di Mitra, di Adone, di tutti. Il punto focale dello gnosticismo è che ognuno di noi
ha dentro di sé una scintilla divina. E il dovere del credente è trovarla e farla crescere. Entrare in contatto con Dio guardando dentro di noi. La gnosi? Gnosi significa autoconoscenza. Che cos'è l'autoconoscenza? L'estasi? La psicoanalisi? Che cos'è? È molto difficile spiegare cos'è l'autocoscienza e come raggiungerla. Non è la psicoanalisi, non è un'esplorazione intellettuale dentro di noi e non è l'estasi. È una tranquilla contemplazione solitaria, a volte guidata da un leader, di ciò che siamo e di come Dio ci ha fatti. Di come sia fatto Dio. È un'autoricerca individuale. Credo che l'idea alla base dello gnosticismo, del misticismo, è che noi siamo ancorati ai nostri preconcetti su cosa sia la vita e su chi siamo noi. E scendere all'interno di un ambiente come questo ti strappa dal tuo solito modo di pensare. Improvvisamente ti trovi faccia a faccia con il mistero più grande, la morte. L'idea che prima o poi cesserai di esistere nella tua forma fisica. E ti allontana dalle tue idee per portarti a un incontro diretto con il mistero assoluto da cui tutti noi veniamo. Il mistero che siamo, il mistero che è. Ma perché cercare ciò in questa oscurità, in questi corridoi? Credo che favorisca l'esperienza mistica con l'eccitazione dell'oscurità, della luce, delle candele e delle sale echeggianti. Fa tutto parte del tentativo di farci entrare in uno stato mistico. Come diceva Aristotele riguardo ai misteri, non ci si va per imparare qualcosa, ma per vivere un'esperienza. Se si pensa ad essi solamente come un processo intellettuale, non si comprendono appieno. Sono molto di più di questo. Credo che gli antichi abbiano capito che si possa avere grandi conoscenze senza raggiungere veramente l'autoconoscenza. Quando apprendiamo qualcosa, entriamo in contatto con molti altri concetti e diventa tutto molto complesso. Quello che cercavano gli antichi era un ritorno dalla molteplicità delle cose, dalla conoscenza di molte cose, alla conoscenza di una sola, dell'unità di tutte le cose. Per più di 2 millenni la gnosi venne repressa. Ciò che sapevamo di essa proveniva soprattutto dalle invettive dei padri della Chiesa. Ma il ritrovamento di Nag Hammadi, avvenuto nel 1945, cambiò per sempre il nostro modo di vedere le origini del cristianesimo. Gli uomini che li hanno trovati se ne sono liberati velocemente. Essi caddero nella rete del mercato nero. Alcuni vennero bruciati, ma tra 1000 peripezie sono riusciti a giungere nelle mani degli studiosi, anche grazie a Gilles Kispel, che si imbatté nel più importante dei manoscritti da qualche parte in Europa e lo portò al suo amico, il grande psicologo Carl Jung. E allora mi sono recato in Egitto. E nel Museo Copto del Cairo ho incontrato il direttore, che mi ha comunicato che tutti gli altri codici di Nag Hammadi non sarebbero stati resi pubblici se il codice Jung non fosse tornato nelle loro mani. Essi ora si trovano in una piccola stanza del museo a raccogliere polvere. Vengono aperti forse una volta ogni 10 anni e solamente in presenza di un funzionario del museo, della polizia, dei servizi segreti e di un giudice. Ovviamente Kispel è sempre il benvenuto. Tutti i manoscritti di Nag Hammadi sono stati pubblicati quando lo studioso restituì il più importante, il Vangelo di Tommaso, con le parole di Gesù. Il testo inizia con le parole. Queste sono le parole pronunciate da Gesù vivente e scritte da Didimo Giuda Tommaso.
Ed egli disse: chiunque riuscirà a interpretare queste parole non sperimenterà la morte. Chi è Didimo Tommaso? Didimo Giuda Tommaso, che significa Giuda il gemello, era uno dei fratelli di Gesù. In seguito, la tradizione della Chiesa ha trasformato Tommaso nell'apostolo che non riusciva a credere che Gesù fosse tornato dalla morte in carne e ossa. Tommaso lo scettico, che oggi si crede sia stato il più fedele discepolo di Cristo. Che ha compreso meglio suo fratello? Secondo il Vangelo di Tommaso, sì. Si intende che sia il fratello gemello di Gesù, non letteralmente, ma piuttosto nel senso che chiunque legga questo Vangelo può comprendere di avere il potenziale per riconoscersi come gemello di Gesù. Poiché è stato detto che sei il mio gemello e il mio vero compagno, esamina te stesso. Esamina te stesso. Potrai comprendere chi sei. E sarai chiamato colui che conosce se stesso. Poiché chiunque non conosce se stesso non conosce niente. Ma chiunque conosce se stesso ha allo stesso tempo conquistato la conoscenza della profondità del tutto. Ciò che hai dentro di te ti salverà se riuscirai a tirarlo fuori. Credo che Tommaso abbia compreso simbolicamente che chiunque riesca a comprendere Gesù comprende se stesso come il gemello di Gesù, colui che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio come lo siamo anche noi. Che cosa c'è scritto nel Vangelo di Tommaso? Il Vangelo di Tommaso è una raccolta di detti che promettono una rivelazione. E questa rivelazione riguarda ciò che non possiamo udire, ciò che non possiamo vedere, ciò che non possiamo toccare e ciò che mai mente umana ha concepito. Che cos'è? Siamo noi. Noi siamo ciò che non possiamo udire, vedere. La nostra essenza, la coscienza stessa. E credo che questa sia la chiave per comprendere di che cosa tratta davvero il cristianesimo o il paganesimo, ossia un percorso di autoconoscenza. Questo fu l'ordine che il dio Apollo diede ai pagani attraverso l'oracolo di Delfi. Di cercare la gnosi, l'autoconoscenza, di conoscere se stessi. E con i cristiani è stato lo stesso. E quello che cercano è la parte di noi che non muore mai. Non ci viene dato niente che non abbiamo già. È la scoperta che si è già immortali, perché la nostra essenza non è il corpo. Se riusciamo a scoprire che cosa siamo veramente, scopriamo Dio, scopriamo il divino, scopriamo Dio dentro di noi. All'apparenza siamo solo un corpo, ma in realtà siamo coscienza. E quella coscienza assiste alla nascita, alla morte, anche più di una volta. Perché tutti gli gnostici, compresi quelli cristiani, credono nella reincarnazione. E vedono questo processo un po' come andare a dormire e svegliarsi. Siamo parte di un ciclo in cui diversi corpi vanno e vengono. Ma noi non siamo mai quei corpi. Noi siamo la coscienza che assiste a questo processo. Quindi non siamo mai morti e perciò non potremo mai morire. Tutte le cose sono espressione di una cosa sola. Quindi tutti gli esseri umani sono immagini. La parola esatta che usano è eidolon. Sono immagini di un unico demon, o spirito. Un riflesso del divino? Non tanto un riflesso, quanto piuttosto il divino che diviene cosciente di se stesso. Diviene cosciente. Il termine che usano per indicare il padre è l'oscurità splendente. Se noi immaginiamo la luce senza niente su cui si possa riflettere, è oscurità. Quindi la luce in se stessa è oscurità. Per questo usano il termine oscurità splendente. È pura potenzialità. Solamente luce, solamente coscienza, senza niente di cui essere coscienti. Quando crea qualcosa di cui essere cosciente, o nel caso della luce, qualcosa su cui riflettersi, ecco che nasce l'universo. Quindi tutti noi siamo immagini, eidolon, della coscienza che è l'universo, che è tutto, che è Dio.
Il mito cristiano, come noi lo conosciamo, enfatizza una profonda distanza tra l'uomo e Dio. Dio è Dio, noi siamo semplici mortali. Il Vangelo di Tommaso, invece, contiene un messaggio completamente differente. Dice che Gesù è figlio di Dio e che lo sono anche tutti gli altri esseri umani, i quali però possono non esserne coscienti, perché non sono coscienti di essere stati creati a immagine di Dio. La luce divina, che è nata prima che il mondo fosse creato, quando Dio disse che sia la luce, il genere umano è stato creato a immagine di quella luce. E nel Vangelo di Tommaso Gesù parla come la voce che viene dalla luce. Io sono la luce su loro tutti. Io sono il tutto. Io sono tutte le cose. Tutte le cose hanno origine in me. Tutte le cose tornano a me. Spacca un ciocco di legno e io sono lì. Solleva il sasso e mi troverai. Perché le parole del Vangelo di Tommaso, guarda sotto qualsiasi pietra e mi troverai, sono così pericolose per la Chiesa? Beh, perché è un concetto panteista. Suggerisce che la divinità è ovunque, è in tutte le cose. Con il trionfo del cristianesimo è accaduto ciò che ci si aspetterebbe dalla creazione di una chiesa. Se vuoi arrivare a Dio, devi passare per il vescovo. Se si vuole costruire una chiesa, si deve affermare che la salvezza è possibile solamente con, da e attraverso la Chiesa e il rappresentante di Dio in terra, che è il Papa. E questo è l'unico modo. Mentre gli gnostici sono più per un discorso del tipo è una cosa che riguarda solo te, puoi farlo da solo. Questa è la rivelazione della gnosi, che la nostra essenza per la sua stessa natura è immortale. Quindi non devi guadagnartela comportandoti bene, obbedendo alle regole. Questo è il motivo per cui gli gnostici sono abbastanza anarchici, liberi pensatori, non sono fatti per obbedire alle regole. E naturalmente la loro grande figura ispiratrice, Gesù, viene descritto nelle loro storie come una persona che si accompagna a gente dalla dubbia reputazione. Infrange le regole, si comporta nel modo sbagliato al sabbat e attacca costantemente le autorità religiose. È un classico personaggio gnostico. E tutti gli gnostici erano più o meno così. Questo perché per loro non si trattava di obbedire a delle regole, ma di arrivare all'autoconoscenza, ciò che siamo davvero. In Tommaso il messaggio è più importante del messaggero. Nasce in un periodo precedente ai Vangeli della Bibbia, come anche un altro uomo a lungo considerato fondatore della fede, ma che ora si comincia a vedere sotto una luce diversa, Paolo. Paolo è uno gnostico, parla del Cristo dentro di noi. Parla dell'immortalità come viene insegnata dai culti misterici, perché Paolo è vissuto prima della redazione dei Vangeli canonici. Paolo è un personaggio completamente frainteso dalla storia. Al tempo di Paolo non vi era ancora stata la scissione tra gnosticismo e letteralismo, perché quest'ultimo non era ancora nato. Non esisteva ancora il concetto di Gesù delle scritture. Una o due generazioni dopo i Vangeli della Bibbia raccontano la vita di Gesù in dettaglio. Il messaggero diviene quasi più importante del messaggio e Gesù diviene letteralmente il figlio di Dio. Ma prima che ciò accada, Paolo, sotto strati di adattamenti e inserzioni successive, ancora parla di Gesù come un mistero, una metafora, una voce dentro di noi. I cristiani gnostici credevano che Paolo fosse il loro maestro. Il padre della chiesa, Tertulliano, nonostante disprezzasse gli gnostici, chiamava Paolo l'apostolo degli eretici, perché secondo lui gli eretici amavano Paolo, tutti lo citavano, tutti lo invocavano, perché i suoi insegnamenti erano così misteriosi e per alcuni versi così profondi. Se così fosse, il pensiero di Paolo rientrerebbe tra le idee che sono state forgiate soprattutto qui. Un tempo il porto di accesso all'Egitto è forse la più grande città dell'antichità, un crocevia tra Asia, Africa ed Europa, la città di Alessandro.
Alessandria a quel tempo era la seconda città dell'Occidente. È lì che ha avuto origine lo gnosticismo. Lì vivevano egiziani, greci, e vi erano più ebrei di quanti abitassero la Giudea e la Galilea. Quegli ebrei vivevano in esilio e avevano trovato un Dio sconosciuto nei loro cuori. Ma allo stesso tempo non potevano trovare lo stesso Dio nel mondo, perché il mondo è pieno di malvagità e sofferenza. E quindi decisero che questo mondo era stato creato da un Dio minore, Geova, la loro divinità tribale. È il Dio dell'Antico Testamento, quello di occhio per occhio, dente per dente, un Dio malevolo. Tutte le loro storie sembrano fare perno su una profonda insoddisfazione del mondo terreno, perché era stato creato da un Dio inferiore. Come avrebbe potuto un Dio perfetto creare questo pasticcio? Quindi le storie che raccontano ripetutamente parlano di come questo mondo sia uno sbaglio. È stato creato perché la vera figlia di Dio, Sofia, la saggezza, si innamorò empiamente del padre. E dalla frustrazione di questo amore illecito, ella autoprocreò. Si mise incinta da sola e abortì questo figlio illegittimo. E questo aborto deforme dalle fattezze leonine, Yeldebaou, re del caos, supponendo arrogantemente di essere stato cacciato dal paradiso per essere l'unico Dio, creò questo mondo, il mondo fisico, che quindi è stato creato da una passione illecita, nella sofferenza, da Yeldebaou, che i cristiani erroneamente venerano come il vero Dio. Questo Dio ha imprigionato l'uomo nella materia, ha avvolto la sua anima divina, eterna, in un corpo mortale. Creatore del mondo fisico, ha creato l'uomo a sua immagine, per sempre schiavo della materia, che cerca di accumulare sempre di più. Il Dio buono, il vero Dio, nella bontà della sua misericordia, ha inviato Gesù per redimere l'umanità dalle idee sbagliate di Yeldebaou. Quando questi ebrei di Alessandria si sono convertiti al cristianesimo, Gesù ha parlato al loro io più profondo. Essi dicevano: chi conosce se stesso conosce Dio. Che fosse un uomo, un mito o una metafora, nella figura di Gesù è presente anche il seme del dissenso. Intorno alla sua figura si è scatenata una battaglia a colpi di idee che avrebbe creato una frattura tra i due punti di vista. Certamente una delle più grandi battaglie che i seguaci di Cristo hanno dovuto combattere è quella riguardante il perché Gesù fosse morto in quel modo spaventoso. E nelle comunità ortodosse l'unico modo in cui riuscivano a dare un senso religioso a tutto ciò era spiegarlo come un sacrificio di redenzione. Ma avrebbe potuto essere importante come sacrificio di redenzione se tutti avessero avuto bisogno di espiare qualche peccato. Quindi i cristiani hanno sviluppato l'idea che ognuno deve aver peccato orribilmente oltre ogni possibilità di perdono. E perciò il fatto che il Messia di Dio fosse morto sacrificandosi per la redenzione dei peccati del mondo divenne un modo molto suggestivo per comprendere la sua crocifissione. Ciò ha portato un nuovo elemento fondamentale nella relazione tra l'uomo e il divino, il peccato. L'elemento centrale del messaggio cristiano, la sua leva, è la quantità di senso di colpa che riesce a instillare nel credente. Che Dio è lì che vede, che sa non solo tutto quello che facciamo,
ma anche quello che pensiamo. Credo che il cristianesimo sia eccezionale nel modo in cui il Dio onnisciente osserva e punisce i credenti per colpe di pensiero, per peccati della mente. Il peccato e il rimorso hanno creato un credo in cui l'inferno diventa immaginabile, ispirando la paura di Dio e le ammonizioni dei sacerdoti. Era un'idea che gli gnostici non avevano intenzione di condividere. La parola peccatore non apparteneva al loro dizionario. Il Vangelo di Tommaso non parla poi così tanto della discontinuità di rapporti tra noi e Dio, quanto piuttosto degli uomini come immagine del divino e quindi dotati di una sorta di innata connessione, affinità con il divino. L'uomo è un Dio caduto che ricorda il paradiso. Questo è il concetto alla base di tutti i culti misterici dell'antichità e anche della gnosi. La parola peccato non vi ha alcuna parte. Naturalmente ciò non significa che siamo senza peccato o divini, ma piuttosto che possiamo trovare la nostra via a Dio quando troviamo la via a noi stessi. E per qualsiasi peccato commettiamo e per ogni sbaglio che facciamo c'è modo di porre riparo. Ma è per rendere il peccato così importante che Gesù è dovuto morire per redimerci. La questione si è focalizzata in un antico mito, Adamo ed Eva e il peccato originale che ha reso l'uomo mortale. I cristiani si soffermano sul peccato di Eva, la donna malvagia, molto di più di quanto facciano gli ebrei. Prima del cristianesimo ortodosso, il peccato non era poi così importante. I rabbini ebrei, i pagani e i maestri gnostici erano d'accordo sul fatto che abbiamo in noi la capacità di seguire o disubbidire a Dio. Abbiamo l'impulso al bene e quello al male. Così veniva compresa la condizione umana. C'è un grande dibattito su questo, perché alcuni cristiani credono si tratti di una pazzia. In fondo si tratta di aver mangiato una mela. Una piccola disobbedienza, e per millenni i cristiani vengono segregati da Dio, condannati a un'esperienza inferiore piuttosto che vivere in paradiso. È una punizione estremamente esagerata. C'è una bella storia, una storia gnostica, che sostiene che il serpente del giardino dell'Eden sia Gesù. Gesù è la persona che conduce gli esseri umani all'albero della conoscenza. È Gesù che dice ad Adamo, mangia. Ed è sempre Gesù che sconfigge la meschina invidia del Padre, che non vuole che gli uomini diventino come dei. Il Creatore è invidioso della bellezza della sua creazione e non vuole che gli uomini, che ha appena creato, condividano la sua conoscenza, perché come dice la Genesi, una volta mangiato dall'albero della conoscenza, si diventa come Dio. Quell'idea di peccato innato nella natura umana si sviluppa solo nel cristianesimo successivo, in particolar modo grazie a Sant'Agostino, nel IV secolo, e da allora in poi viene canonizzata come insegnamento cristiano ortodosso. E in queste comunità ortodosse il credente sviluppa un forte senso non solo della distanza tra Dio e l'umanità, ma anche del peccato, che è parte integrante della condizione umana e che non è possibile redimere se non con la morte di Cristo vista come un sacrificio. E quindi il cristianesimo convenzionale, il cristianesimo canonico che si sviluppa nel secondo secolo, era molto dibattuto. Alcuni cristiani, ad esempio, pensavano che Gesù fosse una figura divina e che quindi non fosse del tutto appropriato farlo soffrire sulla croce. Di conseguenza hanno delle teorie che giustificano le loro credenze. Ad esempio, quando Gesù venne condotto sul Golgota, dopo essere stato frustato, essendo molto debole per le nerbate subite in precedenza, i soldati romani ordinarono a Simone di Cirene di portare la croce. E Gesù, cogliendo al volo l'opportunità, scambiò la propria identità con quella di Simone. Quindi fu quest'ultimo, con le sembianze di Gesù, a essere crocifisso, mentre Cristo sgattaiolò via nella folla, ascese nell'alto dei cieli e si librò sopra la croce, ridendosela per l'esito felice del suo sotterfugio, o ridendo come un Buddha può ridere, ridendo, sorridendo passivamente
grazie alla calma e alla pace che gli deriva dall'illuminarci, dandoci la sua conoscenza. Gesù, un illuminato. La voce, il simbolo del divino. Gli gnostici lo vedevano come un uomo che ha ricevuto la conoscenza divina al battesimo, quando divenne come un Buddha, colui che sa, il Cristo. I cristiani ortodossi lo hanno preso alla lettera. Se Gesù era divino, era il figlio di Dio, suo figlio unigenito. Inoltre doveva essere anche nato divino, cosa che gli gnostici consideravano infantile, ingenua. La spaccatura divenne manifesta con l'ultimo Vangelo della Bibbia, quello di Giovanni. Molti cristiani al giorno d'oggi pensano che il cristianesimo significhi che Gesù è il figlio di Dio, ma questo non è ciò che si legge in Matteo, Marco o Luca. Nei loro insegnamenti ci viene detto che Gesù è il Messia di Dio, colui che indica la via della giustizia. Sino a quel momento si poteva essere ebrei molto devoti e seguire Gesù. Ma con il Vangelo di Giovanni, la pretesa che Gesù fosse figlio di Dio e inoltre il suo unico figlio, questa pretesa radicale, che in realtà non ho mai visto menzionata dagli ortodossi prima dell'anno 160, diviene la lente attraverso la quale i cristiani in seguito leggeranno tutti i Vangeli. Gradualmente mi sono convinta che, sembra strano dirsi, il Vangelo di Giovanni venne scritto per contrastare le altre visioni, mutando drammaticamente la comprensione del messaggio cristiano. Gesù, letteralmente il figlio di Dio e per di più unigenito. Ma per gli gnostici Gesù era una metafora, un simbolo per il divino che si nasconde in ognuno di noi. In questo senso, siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio se ci rendiamo conto della nostra vera identità. Se non lo facciamo, siamo in uno stato di morte apparente. Ciò è molto affascinante. Credo che nel mondo antico questo fosse l'inferno. In questo momento siamo morti. Per gli gnostici e i mistici questo è l'inferno, in cui siamo morti spiritualmente, perché crediamo che siamo il nostro corpo e non lo siamo. Siamo Dio, se vogliamo. Siamo parte della coscienza unica dell'universo. Scambiamo erroneamente noi stessi per questi corpi individuali, con tutti i problemi che ne conseguono. Ciò di cui abbiamo bisogno è la resurrezione. È il succo della vicenda, è questo. Dobbiamo morire per quanto riguarda l'identità corporea che si trova sulla croce della materia. E abbiamo bisogno di risorgere alla nostra vera identità, che è il Figlio di Dio. Che è il Cristo, la coscienza del Padre. Quindi siamo tutti il Cristo e abbiamo tutti bisogno di risorgere. Quindi in quell'ottica il mito nella sua interezza, l'intera storia della crocifissione di Cristo e la resurrezione è un modello per tutti noi. Sì, esattamente. È un modello che potrebbe condurti attraverso l'iniziazione. Ma di nuovo, questa differenza. Con i cristiani letteralisti ciò diventa piuttosto velocemente l'idea abbastanza macabra che alla fine dei tempi, in qualche modo, risorgeremo nei nostri corpi, che saranno di nuovo dei corpi fisici. Perché questo è quello che pensano sia accaduto a Gesù. Egli è tornato nel suo corpo fisico e morì letteralmente. E ciò è letteralmente ciò che ci accadrà. O perlomeno ci accadrà se comprenderemo il messaggio cristiano. Gli gnostici naturalmente sostengono l'esatto contrario. Se non comprenderemo il messaggio cristiano, torneremo in vita in un altro corpo attraverso la reincarnazione. Se invece riusciremo a capire ciò che questo messaggio significa, ci renderemo conto che noi non siamo il nostro corpo, noi siamo il Cristo, noi siamo uno, e non ci sarà più bisogno di passare per il ciclo della reincarnazione. Quasi una fede completamente differente, un approccio opposto che venne per primo, che è all'origine. A un certo punto arriva il cristiano letteralista Policarpo e alcune decadi dopo, nel bel mezzo del secondo secolo, abbiamo Tertulliano, che diceva che i seguaci degli gnostici erano dappertutto. Quindi si ha l'idea che in realtà la Chiesa fosse diretta emanazione degli apostoli, cioè Pietro e tutti gli altri, e che gli gnostici fossero una deviazione molto posteriore, che in qualche modo tornava indietro al paganesimo. Ciò che stiamo suggerendo, invece, è che le cose andarono piuttosto in maniera opposta. Il cristianesimo gnostico era molto diffuso nel primo e nel secondo secolo, ma venne sopraffatto da una chiesa letteralista, che si era rivoltata contro le proprie origini. L'ortodossia come noi la conosciamo sorse dopo lo gnosticismo, e in gran parte l'ortodossia era una reazione che definiva se stessa per quello che non era.
Il cristianesimo definisce se stesso attraverso ciò a cui si oppone. Opponendosi allo gnosticismo, gradualmente definisce le proprie caratteristiche. Da un'ampia varietà di dozzine di Vangeli e scritture, 7 o 8 generazioni dopo Gesù, i primi padri della Chiesa ortodossa iniziarono a selezionare i pochi che avrebbero dato forma al Nuovo Testamento e definito il Credo. Credo che fu la paura di un terribile pericolo, la minaccia delle persecuzioni, che spinse i preoccupati leader cristiani a cercare gli insegnamenti cristiani fondamentali sui quali credevano che tutti sarebbero stati d'accordo. In questa selezione, le idee apertamente gnostiche, elementi troppo complicati per una concezione letteralista di Gesù, vennero lasciate da parte. Una delle grandi caratteristiche del cristianesimo è la semplicità con cui il suo messaggio può essere trasmesso, dicendo: Gesù è il figlio di Dio, Gesù è venuto per salvarci dai nostri peccati, Gesù è morto per noi. Sapendo che queste pillole erano come biglietti d'entrata per la Chiesa cristiana. Direi che questo è ciò che il cristianesimo è diventato. Qualcuno potrebbe dire che è un cristianesimo per duri di comprendonio, ma essenzialmente si è trasformato in una forma semplificata del messaggio cristiano in cui potevano riconoscersi i cristiani in Africa, in Italia e in tutto il resto del mondo. I Vangeli, in un certo senso, sono un'invenzione? No, credo che sia sbagliato vederli come un'invenzione. Credo che piuttosto siano aperti a un'interpretazione ambivalente. Prendiamo Paolo, ad esempio. Paolo stesso dice di parlare in due modi allo stesso tempo: a coloro che riescono a comprendere il messaggio spirituale e a coloro che possono vederne solamente il significato letterale. Riguardo alla figura di Gesù, c'è questa frase che credo sia scritta su più chiese di qualunque altra: nessuno arriva al Padre se non attraverso di me, che secondo gli gnostici rappresenta l'insegnamento secondo il quale, per arrivare a Dio, dobbiamo passare per la comprensione di cosa questa figura rappresenta per noi. E questo è il messaggio di Paolo: per arrivare a Dio dobbiamo trovare il Cristo dentro di noi, come allegoria della verità. Ma il letteralismo dice: no, questo è l'unico modo. E credo che una volta che si accetta l'idea di una letterale incarnazione del figlio di Dio, non di un figlio di Dio mitologico, ne consegue che, per il loro bene, devi salvare le anime degli altri. Tutti devono essere indotti a credere ciò, o forzati a crederlo, proprio per il loro bene. Quindi si ha l'obbligo divino di essere autoritari. Il dibattito era piuttosto singolare. I cristiani prendevano come un fatto personale, perché questa è la natura del cristianesimo. Ma quando trasformi la divinità in un fatto personale, le trasferisci tutta la rabbia, i giudizi, i risentimenti, l'aggressività presente nella personalità umana. I cristiani si infuriarono violentemente, perché prendevano come un fatto personale che il loro Salvatore venisse negato. Gli gnostici volevano solamente scoprire quale fosse la verità. La difficoltà che gli gnostici si trovarono ad affrontare era che, essendo individualmente alla ricerca della salvezza ognuno per sé, non erano organizzati, non erano uniti. Gli gnostici attaccavano il punto di vista dei primi cristiani. I cristiani non rispondevano semplicemente attaccando il punto di vista degli gnostici, ma attaccavano gli gnostici stessi. Entrambi i punti di vista avrebbero potuto probabilmente continuare a coesistere fianco a fianco, se non fosse stato per quest'uomo, Costantino, primo imperatore romano ad abbracciare la causa cristiana, grazie al quale la Chiesa raggiunse il potere supremo. La storia racconta che Costantino ebbe una visione, un sogno in cui vide il segno della croce nel cielo e si convinse che, se fosse diventato cristiano e avesse usato questo emblema per le sue truppe, avrebbe vinto la battaglia contro l'imperatore pagano, suo rivale. E fu proprio qui, presso il Ponte Milvio, che venne combattuta una grande battaglia che pose il cristianesimo sulla trionfante strada per il successo. Il Concilio di Nicea, 324. L'imperatore Costantino appiana tutte le differenze riguardanti il credo.
fellow ministers, we believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made of one son. Tre secoli dopo la sua morte, Gesù viene proclamato figlio di Dio per decreto imperiale. Tutte le altre opinioni vengono proibite. Quando il cristianesimo si alleò allo Stato per creare un monopolio religioso, divenne radicalmente differente. Qualcuno potrebbe dire che divenne onorata e rispettata, ma nel momento in cui la Chiesa si alleò con lo Stato, cominciò a commettere gli stessi crimini di cui si era lamentata durante i 300 anni della sua esistenza. Cominciò a perseguitare, a uccidere in nome della religione. Dovette diventare un'istituzione gerarchica, oppressiva, che deve essere necessariamente conservatrice. Naturalmente poteva essere difesa dicendo: è nell'interesse delle masse che vengano obbligate alla religione, a un particolare tipo di religione, ma non riesco a immaginare come una religione così possa funzionare al meglio. È interessante, non è vero, che quando Costantino si converte, uno dei suoi primi atti sia quello di donare alle chiese romane di San Pietro e San Giovanni in Laterano enormi quantità d'argento e d'oro, 12 statue degli apostoli e 2 statue d'argento di Gesù, così che in 20 anni dalla sua conversione le chiese di Roma appaiono come templi pagani. E questo è semplicemente un piccolo esempio dei beni che la Chiesa acquisisce nel IV secolo. La Chiesa è corrotta? Sì. Conserva comunque il senso delle proprie origini, il senso dell'importanza della povertà? Sì. Quindi la Chiesa è divisa tra la povertà e l'astinenza dei monaci e il benessere dei vescovi. Ma anche i vescovi mantengono il senso della memoria, della carità, della virtù, il meglio di loro. Quindi è sempre tormentata. C'è sempre questa tensione dentro di essa. Gesù, qualsiasi cosa fece, non ha mai fondato una chiesa, non ha mai lasciato istruzioni per una chiesa. È un'invenzione successiva, creata per rafforzare il potere della Chiesa cattolica. È semplicemente inconcepibile che Gesù, un uomo semplice della Galilea, decidesse di fondare una chiesa universale. Beh, un attimo. E allora, quando Gesù passa l'autorità a Pietro? Beh, anche quella è una leggenda così fittizia che non è neanche entrata a far parte del Nuovo Testamento, come la donazione di Costantino. La donazione di Costantino è un falso. Era un documento rivendicato dalla Chiesa romana in periodo medievale, come un contratto redatto da Costantino sul letto di morte. Qui vi affido l'impero per la sua salvaguardia. Quando venne rivelato che era una falsificazione, diede inizio alla riforma protestante. In qualche modo io e Peter abbiamo solo dato ascolto ai perdenti. Sono stati sgominati nel IV secolo. Noi abbiamo semplicemente pensato: solo perché hanno perso quella battaglia, solo perché la Chiesa romana ha avuto la meglio con le sue idee di un Gesù storico e di una religione letteralista, non vuol dire che racconti la versione giusta degli eventi. Che cos'è accaduto ai perdenti? Beh, sono stati sradicati. Tutti coloro che raccontavano una versione differente, siano stati essi gnostici o pagani, venivano banditi dall'impero. I templi vennero distrutti, i filosofi vennero uccisi o banditi, i libri vennero bruciati. Voglio dire, se il cristianesimo era la religione favorita di Dio, allora ci si sarebbe dovuto aspettare che al suo trionfo sarebbe iniziata l'età dell'oro. Invece siamo entrati nell'età oscura, durante la quale la gente ha dimenticato persino come costruire case di mattoni. E abbiamo dovuto attendere sino al Rinascimento, quando tutti quegli insegnamenti pagani tornarono a galla in Italia. Riemersero anche i libri di Platone, che erano stati banditi per anni, e il Corpus Hermeticum. E improvvisamente Botticelli si mise a dipingere immagini di dei pagani. È la rinascita della cultura occidentale, perché è il momento in cui siamo tornati dove eravamo prima che il cristianesimo trionfasse. Credere alla storia di Cristo, originariamente, era solo il primo passo della spiritualità cristiana. Il mistero esterno. Il significato sarebbe stato spiegato da un insegnante illuminato quando l'allievo fosse stato spiritualmente maturo. Una comprensione mistica di Dio che va oltre il semplice dogma.
Anche se ci sono stati molti grandi mistici cristiani negli ultimi secoli che sono riusciti intuitivamente a vedere attraverso questo livello simbolico più profondo, come cultura abbiamo mantenuto solamente i misteri esterni. Sembra come se avessimo mantenuto la forma, ma non il contenuto. Mentre le chiese si svuotano, la gente cerca altrove, a volte sino ad arrivare dall'altra parte del mondo, senza rendersi conto che un'antica tradizione che cercava le stesse cose si trova sepolta profondamente nel nostro passato e si rivolge a gente simile. Certi padri della Chiesa, come Ireneo, nei suoi famosi 5 volumi contro gli eretici, cerca di identificare un certo tipo di persone che normalmente vengono considerati cristiani, ma che in realtà cristiani non sono, ma sono eretici. Hanno delle caratteristiche particolari: innanzitutto amano leggere e interpretare le scritture, e secondo ascoltano le loro intuizioni, rivelazioni e sogni e credono che si tratti di messaggi del divino. Terzo, sono continuamente in cerca. Sono continuamente aperti a nuove esperienze. Ora, qualcuno potrebbe dire la stessa cosa di coloro che vengono etichettati come New Age, ma sicuramente i filosofi dovrebbero essere in costante ricerca e porsi continuamente delle domande. Ponendosi delle domande, si scopre una tradizione sradicata, interrotta per molti, molti secoli, complicata per noi oggi, a volte sconcertante. Tutto ciò sembra abbastanza difficile da comprendere per l'uomo moderno. Amico caro, non esistono scorciatoie per la gnosi e neanche il nirvana istantaneo. Le parole di quel signore mi fecero ridere, perché aveva ragione, naturalmente. Tutte le grandi tradizioni religiose del mondo, sia che si tratti dell'induismo, del buddismo, dell'islamismo o dell'ebraismo, posseggono sia gli insegnamenti per tutti, gli insegnamenti esoterici che ogni seguace di quella fede deve seguire, e gli insegnamenti esoterici, mistici. L'unica che non prevede questi ultimi in qualche maniera è il cristianesimo occidentale. Credo sia un peccato che il percorso che molte persone trovano necessario per la loro integrità e per il loro sviluppo sia stato considerato o eretico o un percorso che non porta da nessuna parte.